Ciao a tutti, ciao, ben ritrovati. Siamo qui per proporvi un'altra ricetta in questo nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Gadini. E con me il nostro chef Nicola Vizzarri. Bene, la ricetta di oggi, facciamo dei paccheri reali con mazzancolle, pomodorini e una base di piselli. Paccheri reali, mazzancolle, peperone, prezzemolo, pomodorini, piselli e cipolla e olio extravergine di oliva. Tagliamo i nostri paccheri perché ci vuole tempo questi per cucinare. Sì, una quindicina di minuti ci vogliono, sì. Li tagliamo con calma, che sono comunque delicati. Ecco qua. Beh, tra qualche minuto li giri, Antonella. Sì. Mettiamo a cucinare i nostri piselli. Facciamo cipolla, olio, 5-6 minuti, tempo di renderli morbidi e croccanti. Sì. Ok. In un'altra padella invece scaldiamo dell'olio, facciamo rosolare lo spicchietto d'aglio. Schiacciare e poi a togliere, in camicia, da dare quel sentore di aglio. Puliamo i nostri mazzancolle, alcune le lasciamo solo con la polpa e altri ci servono per la nostra decorazione. Sì, sì. Proviamo solo la parte centrale, incidiamo per togliere l'eventuale, ecco, budellino che troviamo. Sempre sgradevole da mangiare, se certo, con quel sentore di granella di sabbia. Mi dà un cucchiaio che togliamo i nostri spicchi d'aglio che hanno già insaporito, no? La base. Togliamo, lasciamo andare avanti piano piano le mazzancolle. Mettiamo qui i piselli. Mettiamo un goccio di acqua. Ops. Un pizzico di sale. E lasciamo cucinare per 5-6 minuti. Tagliamo pomodorini. Non tanti, giusto per insaporire e dare quella cremosità al piatto. Sì. Poi aggiungeremo, quando si comincia un po' ad ammorbidire il pomodorino, gli altri gamberi che abbiamo sgusciato, no? Che metteremo a rondelle. Beh, girato la pasta. Sì. Qui i piselli stanno cucinando. Ecco qua. Vedi come si cominciano ad ammorbidire? Ammorbidire i pomodori. Sì. Mettiamo un pizzico di sale. Aggiungiamo il resto delle mazzancolle tagliate a rondelle. Ecco qua, una salsa velocissima, 6-7 minuti. Eh sì, perché il pomodoro ci vuole subito a cucinarsi. Sì, vabbè, il pomodoro non deve secondo proprio cucinare, deve rimanere un come po' ecco lo vuoi così, fare. Così. Deve rimanere un po' così, non deve sfaldarsi, ecco, diciamo, no? Sì, sì. Il pomodoro quando è quasi crudo è più buono. Quando, quando finisce di cucinarsi la mazzancolla, spegniamo. Irroriamo giusto un altro filo d'olio, giusto per... ecco qua. E siamo a posto. I paccheri sono pronti. Attendiamo altri 2-3 minuti di cottura delle mazzancolle. Aspettiamo che i nostri piselli si cucinino per essere frullati una parte. Carissima Antonella, sì, dimmi tutto pronto? Tutto pronto? Sì. All'ultimo abbiamo tagliato un po' di peperone, lo finiamo di cucinare qualche un po' minuto. Alla sì, alla pasta, per dare quel sentore proprio di peperone, non che si è mischiato e ha scaricato qualcosa al pesce. Va bene? Va benissimo. Pensavi che te l'ho scordato, eh? Allora. Non me ne sono accorta, sennò ti richiamavo. No, assolutamente. No, ma era
per avere proprio questa funzionalità qui. Mettiamo cipollina e piselli un po' così per metterli sani. Questi invece li andiamo a frullare per fare un po' la base del nostro piatto, no? Allora io toglierei un attimo queste due belle mazzangolline e ti farei scolare la pasta per una persona. Mi raccomando da prendere anche i peperoni. Il peperone. Va bene. Che sarà il punto giallo. Eccolo, vedi? Del nostro piatto. Bene. Io intanto do una tritata un po' di prezzemolo. Il piano Decton resiste ancora, se no quando ce ne direbbe? Quanto ce ne fai passare? Andiamo a mantecare la nostra pasta, lasciamo insaporire un po' dai bei colori. Adesso così. Mettiamo un po' di piselli, no? Vanno un po' di qua, un po' di là. È vero, sembra un piatto di carnevale. Ecco qua. Mettiamo i colori della pasta. Aggiungiamo i nostri paccheri. Le nostre mazzancolline. Ecco qua. E che dobbiamo dire? Pure questo è andato. Eh sì. Eccoci qua. Spolverata di prezzemolo. Filo d'olio extravergine oliva che non deve mai mancare. Il nostro piatto semplice, ma può risultare anche complesso, ma comunque rimane sempre nella sua semplicità. Sì, l'importante sì. Ecco, fare un po' questa giochi di purea. Guarda quanto è bello il verde con, con i piselli, lasciare anche un po' sani. Non resta che provarlo a casa. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao. Sempre su questa rete. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, Cupido Hot Plate, DS Service.